Il nostro appuntamento settimanale con Range Simulator. E allora continuiamo un pochettino la nostra mission qua. Allora, intanto io farei una cosa. Andrei a vendere prima che chiude il ristorante queste cose qui e poi andiamo a recuperare un altro po' di borse frigo qua. Questa è la famosa scorciatoia della zappa storta. Eccola. Allora, il ristorante dovrebbe essere di qua. Eccolo lì. Abbiamo risparmiato un bel po' di strada da fare. E allora vediamo oggi cosa riusciamo a combinare di buono. Salsiccia di maiale, salsiccia di manzo. Allora, salsiccia ce l'ho. La salsiccia ce l'ho. 1 e 6, no, direi che non conviene al momento. Andiamo a prendere qualche borsa frigo e poi iniziamo a raccogliere la parte restante della carne, della ciccia da conservare e lavorare. Allora ne prendo uno, due. Allora facciamo così, per il momento queste due, poi domattina quando il sole sorgerà andremo a continuare la raccolta. Ecco qua, vediamo un po' se ci entra. No, non ci entra. Aia, vabbè, perché sta storta, ecco. Non è proprio dritta. Dai, su. Oppla. Ok, vediamo un po'. Devo raddrizzare quell'altro là. Eh sì, perché questo qui sta non proprio messi in una posizione ottimale. Perfetto. E in questo momento qua già è notte. Allora, facciamo la strada normale qua. Carburante ne abbiamo. Ho perso il sentiero qua. Ecco qua. Rosso di sera, bel tempo si spera. Come cita un noto proverbio. Mettiamo la ripara almeno se piove. Non si rovina. Ok. Accendiamo almeno la luce qua sotto. E domattina poi continuiamo a
a fare le cose. Un po' di esercizio fisico. Perfetto. Andiamo. Ah, devo andare a mangiare le mucche, però mi sono scordato di... Dovrei mangiare le mucche, sì. Allora iniziamo a metterli alla terra poi dopo. Ah, poi dopo devo costruire anche le mangiatoie qua, a proposito. Le mangiatoie all'esterno. Questi poi tra l'altro... Oh, sono incastrato, lo sapevo. Ok. Meno male. Ui, ui. Prima che si fa notte. Ok, dai, cominciamo. Allora, mi sa che devo andare prima di qua, sì. Ok, iniziamo a liberare. Ro capo capo. Spero che la live sia fluida. Purtroppo su questo gioco in passato ho riscontrato problemi di rallentamenti di fotogrammi. Allora, quasi inizierei. Eh sì, iniziamo da qua. Ok, ci siamo quasi. Ci vuole calma e sangue freddo, calma. Ci vuole calma e sangue freddo. Oh, io, oh, io. Continuiamo a sistemare un po' qua. Questo già me lo dà come... Ah no. Allora vorrei proprio... scusarmi con voi se oggi non sono in webcam, ma diciamo che non sono nelle condizioni, diciamo così, di poter comparire in video. E allora, hi everyone, welcome again to the stream. Welcome to our rendezvous here. Welcome to our appointment with the Range Simulator 2. Today we will go on letting always growing up, letting our farm growing up and trying to do always good things. Et alors, salut à tous et bienvenue à notre dans la direct et bienvenue à notre rendez-vous avec Range Simulator. Aujourd'hui, nous allons continuer à travailler ici dans le range en essayant de faire
choses, des bonnes choses, en essayant de faire grandir notre ranch. Voilà, merci. Sì. E allora sì, forever. Qua ce ne vogliono due. Ok, quindi due assi. Ma dopo quasi quasi le vado a comprare, che volevo disboscare, non mi sembra proprio il caso. Eh sì, allora, qua c'è stato questo, ma quasi quasi. Raccogliamo tutti questi che stanno all'esterno. Qua togliamo da qua. E qua devo fare una bella tagliata d'erba. So I have to cut the grass here, because the grass is high, and it's not a good thing. Là je dois essayer de couper l'herbe parce que elle est trop haute, et donc ce n'est pas une bonne chose. Allora, facciamo così. Andiamo a recuperare le tavole. Quante me ne servono? Allora qua 16. Qui 4. Di qua le ho messe già giusto. Sì, però quelli li devo togliere da là, quindi devo prendere almeno 16 e un bel po'. Ok. Quindi adesso andiamo alla ferramenta e cominciamo ad acquistare un po' di legna. So now I will go to the hardware store, and I have to buy some wood plates. Allora, ferramenta dove sta? Ah, io qua sono sbucato vicino all'emporio, ok. Quindi ho allungato un sacco di strada, eh sì. Oh, proprio non tanto. Mi auguro che abbiate passato una buona settimana, e a voi che in questo momento vi siete sintonizzati nel canale e che magari non avete seguito la live di ieri. Ecco, vi auguro una buona settimana a tutti e approfittiamo per dicevo. E ieri sono stato ospite nella live dell'amico La Zappa Storta con Ranch Simulator insieme al mitico Gippo, che saluta entrambi oggi, e ci siamo divertiti, siamo stati in ottima compagnia, insomma abbiamo fatto un bel po' di cose interessanti. Abbiamo finito il ranch, il recinto delle stalle che sono state modificate, è stato fatto un bel ranch enorme, un bel recinto enorme, e poi ovviamente sono stati tagliati un sacco di alberi, ma siccome mi piace tenere anche un po' lo scenario originale del gioco, allora ecco che, diciamo così, preferisco lasciare
quelli disponibili nei pressi della proprietà. Ho visto un orso, sbaglio con la coda dell'occhio. Sì. Eccolo là. Meglio tenere gli occhi aperti. Su a su, a bear. And he's coming this way. It's quite dangerous. For me. Je viens où? Et j'ai peur. Eccolo là. L'orso chiotte. Bravo, socchiotto, state là, non venite qua. Oh, socchiotto, dove sta? Ok. Vediamo se riusciamo a portare tutto. Allora, ho preso 20 barre per un totale di 160 tavole di legno. No, questo non va qua. L'ho messo un po' malaccio, quelle altre là. Vediamo un po' se riusciamo a portare tutto adesso e soprattutto non farci far male dall'orsacciotto. Può servire tutto l'allenamento che si vuole, ma quando non sa chiotten e arrabbiaten non ce n'è per nessuno. Gli ultimi due speriamo che non restino sospesi. Ecco qua. Vediamo un po'. Questi rimangono sospesi. Oh, ottimo. Orsacciotte, stammi lontane. Mi raccomando, ya. Yeah? Scappa, scappa. Fu, 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 fu. Grande Giove. 1.21 gigawatt. 1.21 kilowatt di potenza. Mannaggia. Ammazza. C'ha le cappucce di ferro il cervo da guardia. Poi dovrei modificare anche la struttura là, però. Oppla. Allora, ovviamente stanno qua. Allora, mo costruiamo prima le mangiatoie qua. Allora, pensiamo un po'. Allora, come potrei disporle? Potrei metterli in mezzo a queste barre qua. Allora, vediamo un po'. Maialozze. Ecco qua. Ma questo proprio in questo momento devo passare qua. Ok, guarda un po' qua. Sto progettando, eh. Ok, allora qui ne abbiamo messi due. Anzi, forse ce ne vorrebbe un altro ancora.
No, quello deve essere, il passaggio deve essere lì, però adesso mettiamo la beveratoia. Vabbè, la beveratoia se ne possono mettere più di uno. I can put more than one of these item. They are so small and so I can build none more than one. Free from this area. No, 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 no. Sta messo storto, no. Quella non mi piace. Mettiamolo meglio. Ok. Allora, diciamo che in teoria così dovrebbe andare bene. Cominciamo qua. Poi devo andarne a prendere anche, devo costruire anche di là. E in questo modo eviterò che i maialozzi possano scavalcare, perché purtroppo l'ultima volta ho notato che i maiali, quelli più grossi, i maialozzi più grossi, salivano sugli abbeveratoi e sulle mangiatoie e poi si andavano a fare i giretti. Fortunatamente, ovviamente, erano i maialozzi quelli lì adulti, altrimenti quelli piccolini avrebbero fatto la fuga per la vittoria. Forse questo quasi quasi li lascio là. Che poi se dovessero aumentare di numero, almeno così ho tutto a disposizione. Ah, ecco cosa dovevo comprare. La latta. Avrei dovuto acquistare la latta per mungere le mucche, però. Va bene, pensiamo un attimo a loro qua. Oppala. Il salto dell'orsacchiotte. Maialozze. Wunderbaren. E allora quasi quasi mi scende la parte restante. Mettiamo un attimo qua, poi eventualmente dovesse servire ne andiamo ad acquistare altre. E ho notato oggi con grande piacere che per il momento il gioco sembrerebbe più fluido del solito. Uso il condizionale ovviamente perché perché d'obbligo devo fare la stessa cosa, no, qua non c'è bisogno. E allora questo qua mi sa che allora qua che si deve fare più, allora direi quasi quasi visto che è così. Lascio aperto qua, altrimenti per venire qua a dire ogni volta. Diventa un po' complicato, almeno così. Se devo venire a caricare le mangiatoie. Ecco, come adesso per esempio. Posso farlo liberamente. Allora, qua. Abbiamo fatto tutto, vero? Credo di sì. Allora, due mangiatoi, tre mangiatoi. Ora metto un altro. Allora, che impressione che è.
Forse ho già fatto. Questi tornano sempre utili, ste barre, quando poi dovrò costruire una bella casettina, che al momento non ho. Diciamo che sto arrangiando un po' nella tenda e un po' nel materassino. Sto cercando prima di tirare su l'azienda. Eccole là. Caspiterina, già sono le 17:38 nel gioco. Allora, vediamo un attimo qua come si può. Però qua poi stimate, a sto punto potrei fare una cosa. Potrei creare un'ala più alta accanto qui per far entrare il camion. So I will try to build a bigger structure here, and I'll try to do this for letting to move with a big truck here. Allora vediamo un attimo una cosa, questo lo spazio mi sa che è poco. Vediamo un po' con questi qua come possiamo fare. Allora, se volessi progettare l'ingresso qua, allora dovrei fare così, vediamo un po'. Allora, questo qua, volendo, il balcone sovrastante lì sopra si potrebbe anche espandere. Questo qua. Quindi, volendo, si potrebbe anche fare così. Così. E così. Allora, mo qua dobbiamo mettere le pareti. No, aspetta. Sì, qua ci vuole la parete, ci vuole. Sì. Allora, se io faccio così, però così non viene bene, no? Devo farlo per forza dritto questo. Vediamo un po' di quanto devo allargarlo. I am doing a check to see where I had to place a ramp. Ma il mezzo ci entra qua. Io farei una cosa intanto. Intanto farei una bella cosa. Vado a comprare il camion. So now I go to buy the truck and I will do a project adapting a place where I can unload the truck. Et là je vais modifier le bâtiment, le grand laboratoire, pour voir si j'arrive à faire entrer le camion dans une structure au couvert. Hop là. Con un salto del genere una persona normale si sarebbe spezzata le gambe. Sta aperto questo? 19. Quella Ceppino. Buonasera. Ecco qua. Acquista auto.
Ciao Geppine, buona serata. Ovviamente. Sempre. Mezzo serbatoio. Da notare la texture, ovvero la trama dell'acqua abbondante, la pioggia che cade molto abbondante qua. Oh, la legna la devo mettere al riparo qua. Fammi mettere la legna al riparo. Con una celletta ci vado giusto giusto. Siamo al limite. Mettiamo la legna al riparo qua. Dormi, dormi, dormi. Allora, vediamo un po'. Che forse con questa me la potrei anche cavare con una sola rampa qua. Però non riuscirei a muovermi, quindi ipoteticamente sarebbe un problema. Vediamo se riesco a mettere qualcosa qua dietro. Dov'è? Qua. Diciamo che questo volendo si potrebbe anche abbattere. Poi vediamo di metterlo qua a fianco eventualmente. Quindi se adesso questo qua lo prolungo. Bene, adesso fa così perché non c'è il muro sotto. Quindi se io adesso mettessi un muro... Eccolo qua, vediamo un po'. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare, no? Questo. Vediamo un po'. Pavimento. E due. Ma ci va giusto giusto questo. Ah, ma io l'ho messo al lato sbagliato. Uè, Duke, buon pomeriggio, scusami se non ti ho letto, ma stavo talmente accanito a capire quello che devo fare qua che veramente non ho prestato attenzione alla chat. Come stai? Innanzitutto, bentornato nel canale e buon pomeriggio anche a te.
Allora, in questo momento sto cercando di realizzare una copertura che mi permetta di scaricare il camion, diciamo, senza farmi il bagnetto. Però, no, non va bene così. Troppo basso. Ah, perfetto. Ottimo, perché è un periodo un po' particolare, non so perché, ma ogni volta che mi scrivono, io sto un pochettino più distratto, nel senso sto un po' più accanito a queste cose qua. Allora, quindi mettiamo una parete alta, eccola qua, non qui. Esatto, qua, uno qua, e allora arrivati a questo punto qua, no, qua devo lasciare libero il passaggio, però se io gli metto il triangolino, ecco, può tornare utile. Così facciamo anche il prolungamento del balconcino qua, quindi qua lo fa mettere, qua pure, qui è scoperto, vabbè, ma tutto sommato la maggior parte del balcone è aperto qua. Oppola. Vediamo un po' cosa possiamo fare qua, onde evitare di fare le cose una mezza zozza. Ecco qua, eh. Che ne dici? Va bene così. Qua poi lo lascio aperto. Quindi questo qui, questo non mi serve più. E allora, come stiamo messi qua? Ok, qua c'è il passaggio. Ok. Però qua a fianco non va bene. Qua a fianco non va bene. E intanto sposto il mezzo. Ah, poi ovviamente la rampa di accesso, beh, quella non può mancare. Allora, rampa, dov'è? Eccola qua. Io ne metto due. E cominciamo la costruzione. E ogni tanto facciamo anche i nostri bei balzi qua. Almeno così quando scarico il tutto non mi faccio il bagnetto. E qua sarebbe tutto coperto qua. Ah, mi sono scordato di mettere il muretto basso qua. Ecco qua. Ovviamente. Diciamo che non è proprio il massimo, però dai, è accettabile. Allora, qua mi sa che ce ne vuole ancora un bel po'. Uno, due. Diciamo che così già è tutta un'altra cosa.
Però voglio vedere se io mi abbatto questa parete qua, questa mi cade tutto. Bella domanda. Secondo me sì. E quindi non mi conviene. Facciamo una prova. Ci vado proprio risicato, risicato. Devo allungarlo di un'altra pedana qua. Altrimenti quando entro con il portellone aperto mi sbatte lì, quindi mi dà problemi. Infatti ho visto che è corto, quindi significa che qua devo aumentare di un altro punto, ma non me lo fa mettere perché me lo fa mettere la sporgenza. Ottimo, però per renderlo più realistico qua è giusto, qua quasi quasi gli faccio un ingresso pedonale, giusto, altrimenti poi rimango incastrato là. L'ingresso senza la porta, ovviamente. E questo qua sopra. Sa che devo fare la sporgenza pure qua. Eh sì, allora abbiamo detto pavimento. Perfetto, anche se sta messa a sbalzo qua, sto sbalzo poi verrà collegata alla struttura, quindi parete, 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 poi ci metto una finestra qua. Diciamo che è una mezza zuzza, però va meglio. Ma questo è il tetto, no? Eccola qua. Qui. Rampa. Non me la. Ma com'è? Com'è possibile? Allora sono. Queste 3, 6, 9. Undici, 13, 15, 18, 22. 3 per 8, 24, quindi diciamo che ne vado a prendere un'altra decina, perché sicuramente andrà modificato qualcosina, quindi diciamo altre 80 pedane. Vediamo di costruire questa struttura. Andiamo a modificare un po' quella che attualmente è la struttura che permetterà il carico e scarico del camion senza farci una spugnetta d'acqua. Ok, allora. Oppla. Ottimo, i freni funzionano. Voilà. Allora, abbiamo detto altre 10. Mamma mia, quanto sto spendendo qua. Allora, oltre a questo che mi serve,
etichette ce l'ho. Mi sembra di avere tutto. Ma tu che lo so, ma per arrivarci qua ci è voluto, eh. Comunque, per iniziare qui sul ranch, all'inizio il mio consiglio è per iniziare a guadagnare, all'inizio è fondamentale la caccia, anche se io, diciamo, nella vita reale sono contro, però diciamo che in questo gioco all'inizio l'unica fonte di guadagno è andare a caccia e vendere la cacciagione al ristorante. Ciclicamente, ovviamente, questo va fatto. Bisogna ovviamente far passare 3 o 4 giornate del gioco prima di ritornare a caccia, in modo tale da lasciare il tempo di far aumentare la riproduzione degli orsacchiotti. Quasi, ma andiamo. Esatto, è diciamo un po' più easy, diciamo così. Cioè, con un revolver tu abbatti un orso. Sì, considerando pure che questo gioco è stato concepito anche per un pubblico piuttosto, diciamo così, in erba, e quindi è stato anche reso meno crudo, ecco, per cui non è eccessivamente violento. Poi dipende uno come lo vuole interpretare. Allora, penso di aver preso tutto. Poi la prossima struttura che devo costruire mi sa che è proprio la casa, perché Duke, io qua oramai, da quando ho iniziato, rincominciato Ranch, perché praticamente quando hanno rilasciato la versione, l'aggiornamento, le partite vecchie non erano recuperabili, quindi la mappa non è più quella dell'inizio. Infatti, se tu eventualmente hai YouTube e vai sul mio canale YouTube che è Tab Logistica, vedrai i primi episodi di Ranch Simulator e noterai che era tutto diverso, totalmente diverso. Vediamo un po' se mi fa piazzare la rampa. No, ma non ho capito questo, perché non mi fa piazzare la rampa. Dov'è che me la fa piazzare? Ah, mo esce. Ah, ecco, vedi? Ok. Però forse qua dovrei metterci questo per evitare di cadere giù. Allora, mo facciamo una prova. Tanto poi Zio Dab paga. Allora, apriamo i portelloni e vediamo se si incastra. Rullo di tamburi. Duke, vediamo un po'. Anche se alla fine il portellone si può aprire anche. Diciamo. Aspetta, fammi costruire la sponda là sopra. Ecco qua. Allora, vediamo com'è. Qua nel frattempo ripristiniamo la rampa. La rampa d'accesso, vediamo un po'. E io vado.
E io pago! Ui, chi è che paga? Ah, Duke, sei tu che paga, ok. Allora offri tu. Forse. Accettabile, dai, Duke, che dici? Lo spazio c'è anche per scaricare qua. Ci può entrare pure un muletto se lo mettono, se lo progettano. Boh, non male. Che dici, Duke? Ok, perfetto. Mi è venuto in mente dopo, lo sai, perché siccome ogni volta che dovevo scaricare la macchina e queste cose qua c'era il problema di come non bagnarmi la testa anche se virtualmente, allora ho pensato di inglobare una struttura tipo gli hub dove insomma fanno logistica. Qui, che ha fatto questo? Eh sì, no, ma infatti è per questo che ho fatto questa struttura così, a parte, perché offline avevo provato pure a metterla qua sotto, però era un po' complicato, cioè era problematico perché avrei dovuto allungare di una, come ho fatto là, di una almeno due, pezzi di fondamento, e poi avrei dovuto creare un tetto brutto, però il problema è uno, e ora ti faccio vedere, è che sarebbe capitato proprio qui il tetto, lo spacco, vedi? Mi sarei trovato qui in mezzo il vuoto, e allora ho detto, ma invece di fare il vuoto là, a sto punto provo ad adattarlo da un'altra parte. Oppure io non sono bravissimo, però diciamo che me la cavicchio, ecco. Allora, però, mo sto pensando una cosa. Vabbè, intanto mi finisco il tettuccio qua. Perché ho la vaga impressione che vada a modificare ancora qualche altra cosa, lo sai, Duke? Io qua, quando inizio a modificare la struttura qua, non la finisco più. Perché inizio a trovare mille difetti. E dico sta cosa, per esempio, questa cosa va tolta e va modificata. Allora, per il momento lasciamo così. E sto pensando di fare un tetto spiovente qua. Allora, adesso simuliamo la messa in posa di un tetto spiovente. Questo qua, no, non questo qua. Solette o le sottilette? Ecco qua. Ora prepariamo solo uno schizzo e poi vediamo se è fattibile. Perché se è così, qui faccio il tetto spiovente. E via. Allora, mo qua il tetto sta da qualche. Ah, qua devo. Allora, qua devo alzare però. Devo alzare di due punti, quindi qua metterei due finestre, anche se serve a ben poco, però a me ci dà un po' di aria in testa. Allora, questo qua, mo ci dobbiamo allontanare. Allora, cominciamo. Ora arriva il bello, ragazzi.
Allora, questo se si gira qua, questo qua, questo qua ci vuole il cosuccio qua dritto, il cosino come dice il mitico Nick. Questo è troppo basso, non va. Ho la vaga impressione che qua devo iniziare a costruire. Eh sì, allora facciamo così. Iniziamo a mettere le prime tavole qua. Mamma mia, già sono le 7. Le gioco qua. Erano le 9 quando ho iniziato a giocare nel gioco e già sono le 7 di sera quasi. Il problema qua è che il tempo scorre molto rapidamente. E poi, quando fa freddo, fa freddo. Ah, qua devo mettere. Giusto. Ah, sì. Ma se l'è mangiato questo. Oppla, mi sa che là devo mettere un altro triangolino, sì. Sì, non mi piace. Oh, cazzo, sono caduto qua sotto. Ragazzi, non fatelo. Non fate quello che ha fatto Zio Tapo, perché se cadete da qualche metro vi spezzate le gambine. Non lo fate, mi raccomando. Non fate come Zio Tapo. Eh sì, ci vuole per forza quello. Allora, prendiamo il. Senti com'è il drone, senti. Ecco qua. Già decisamente meglio. No, questo. Mi devo spostare per forza. Destro. No, sinistro. Io non capisco perché questo fa così. Mamma mia, qua mi inizia a bagnare la testa. Esatto, non fatelo a casa, mi raccomando. Che vi fate molto male. Ma l'assai assai facito. Non si vede una ceppa qua. Oppla, Wonder Woman. Andiamo a dormire. E qua c'è da fare un progetto esterno. Mi sa che qua. Altro che Range Simulator, qua è Building Simulator. Allora, qua devo costruire per forza una scala. Eh sì, per forza. Fammi allontanare da qua. Non questa. Vediamo questa. Ok, allora qua. Ah, devo posizionare il coso qua, il piolos, piolibus. Bimba. Questo mi seleziona sempre quello che non mi serve. Eccolo qua. No. Gira? Ok. È stata messa al contrario, però. È venuta una mezza zuzza. Diciamo una mezza. Eh sì. Ok.
qua, io qua devo assolutamente chiudere. Altrimenti faccio altri 3.000 voli qua. Oppure potrei prolungare il balconcino qua e così mi copro la testa. Allora, come si fa qua? Non così. Una cosa un po' più elaborata non me la fa fare. Allora facciamo il classico dritto qua, facciamo le due, nicht, 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 devo per forza, ma per andare avanti nei lavori devo fare per forza così, allora. La legna dobbiamo andarla a prendere. Mamma mia, quanto sto spendendo qua oggi. Ah, c'è questa qua. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Quella mi pare che ce ne vogliono 4 di piantare. Ah, stanno pure qua, stanno. Scia miseria. Ecco qua, allora. Questo lo mettiamo. Questo lo mettiamo, allora qua resta da fare quasi quasi. Il furgone sta qua sotto, allora quasi quasi qua gli faccio. Ma sì, gli creo un altro piccolo ambiente. E vediamo di riuscire ad ottimizzare questi volumi. E altrimenti è un peccato, no, Green. Ui, grazie a te per la compagnia. Quando vuoi stiamo qua. Thank you so much, Duca. Duca, Duca. Duca, Duca. Come diceva il grande Totò. Grazie ancora, buona continuazione. Un abbraccione. Oh, quasi quasi, così gli faccio il tetto spiovente. Ma qui mi serve ancora altro materiale. Eh sì. Nevica. Mamma che fredda. Perfetto. Ok, allora devo andare a prendere. Penso 3, 6, 9. Mamma mia, quanto sto pagando. Ah, poi qua devo sistemare pure qua. E allora quasi quasi. Vado con il furgone. Per caricare le mozzarelle. Tu eri la figlia del padrone, nel caseificio sul vialone, a fianco a quella delle friselle. Furgoncin. E speriamo di non trovare orsi.
Guarda un po'. Stato lontano, Sacchotten. Oppla, hop. Oppla. Si è abboccato Okami. Oh, azza, ma qua ce ne stanno parecchio gli orsi. Ui, Federicken, carissimo. Bentornato. Come stai, carissimo? Alla grande. Sto costruendo, sto facendo un ampliamento al laboratorio dove sto, il laboratorio insomma dove faccio i lavori qua nel gioco, ovviamente di carne e derivati del latte. E sto creando una struttura nella quale poter mettere il camion e quindi poterlo scaricare senza bagnarmi, perché su questo gioco qua quando piove, piove a dirotto, allora ho evitare di prendermi. Far prendere un malanno al personaggio. Allora ho detto quasi quasi. Includo una struttura a mo' di parcheggio. Poi ti faccio vedere il tempo di caricare queste barre qua di legno e andiamo. Sta ancora in fase di costruzione la struttura. Non so perché, ma negli ultimi tempi mi sto divertendo più a costruire strutture, queste cose qua, che tipo, cacchio, l'orsacchiotto qua è molto ma molto dangeroso. Si mette up, mi fa fettine. Che solitamente gli orsacchiotti entrano qua. Non ho capito, scusami, come ringrazio gli amici, i follower che mi fanno compagnia, tu dici? Apprezzo quando in generale qualcuno mi viene a fare compagnia durante le live. Poi diciamo che quando poi termino di fare le live, solitamente mi dedico ad altro. Io poi ieri sono fatto una capatina nel tuo canale, solo che poi l'ho ritrovato offline il canale. Ah, tu dicevi, ma tu intendi dire. Ops. Fare numero, diciamo così. Le viste, i viewers, come si dice in inglese. È questo che intendi dire?
Aspetta, forse vediamo se ho capito. Fede, forse tu dici qualcuno che è venuto dopo che ho suggerito il tuo canale, questo intendi dire? Ottimo, se qualcuno è venuto, insomma, pure io sono venuto a visitare il tuo canale. Ah, mi fa piacere, dai, allora vuol dire che in qualche modo le persone, insomma, sono solidali e siamo solidari un po' tutti quanti in generale. L'importante, l'ho detto, è non essere avidi con i follower, nel senso che uno non raccomanda un altro canale solo perché non vuole perdere i follower o le visualizzazioni. L'importante è che uno segue un canale, anche di quelli là magari che stanno iniziando da poco a fare lo streaming, e poi io consiglio sempre, ovviamente, non solo seguire non solo gli streamer, diciamo, che non hanno un pubblico particolarmente ampio, ma di sostenere, diciamo, quelli con meno pubblico e continuare comunque a sostenere anche quelli là, i big, va? Diciamo così. Vabbè, ma tu l'importante è che lo fai dopo che hai svolto prima il tuo dovere, e poi dopo tutto il resto, diciamo, deve essere uno svago. È importante non trascurare le cose importanti. Poi, diciamo, tutto il resto, tutto quello che è attorno, il contorno, è qualcosa che si fa e bisogna fare durante il proprio tempo libero. Allora, qua mi devo alzare un altro triangolino, dovrei riuscire a mettere il tetto spiovente e ottimizziamo un po' i volumi. Allora, intanto devo fare una cosa. Vabbè, devo salire comunque sopra il tetto qua, quindi. Allora, qua mo devo costruire un ripiano dritto. Altrimenti non posso lavorare in sicurezza. Allora, qua mi pare che ce ne vogliono tre. Tre pezzi. Voilà. Ok, poggiamo qua. Allora, adesso quasi quasi lo lascio così. Allora, se volessi completare il tetto spiovente, però sprecherei sto spazio qua sopra.
E non andrebbe bene. Perché vediamo un po' di quanto sporge rampa tetto. Facciamo una simulazione. Allora, adesso se volessi mettere questo così. No. Allora, io direi qua di fare un piccolo. Mettiamo un muretto bassino qua almeno. Ci possiamo passare ogni tanto qua. Ah sì, babbone, diciamo che. Punto esclamativo regole, Fede. Muretto basso pure qua, ovviamente, altrimenti qua facciamo un volo, il volo. Vediamo una cosa però, se io adesso qua metto il paimento questo qua non me lo fa mettere. Ok, Fede, grazie per essere passato in live. Ti auguro una buona continuazione di giornata. Un abbraccione, carissimo. Ok. Ciao, buona continuazione. Ok, andiamo con questo qua. Non male. Allora, qua però la porta la devo mettere, ovviamente. E perché si sbatte la porta? Sbatte tutto, quante ne rimangono ancora? Non lo fa costruire. Allora mi sa che penso proprio che più o meno qua a livello di struttura ci sta. Non male. Certo non è il massimo però. Allora, questi mo li vado a mettere. Li vado a depositare qua.
I was doing, and I am doing a few mods here on the structure, letting the tracker, the track, sorry, to be the nearest way to be so near the structure, the main structure. Ok, abbiamo creato pure l'ingresso qua. Questo va lasciato aperto. Questo lascio tutto aperto qua. So we'll let here. I will keep the an open space here. I do not close. Maybe for the moment, or at the moment. Alors, dans ce moment-là, je vais pas fermer l'air dehors, dans l'air de décharge, déchargement du camion ici, pour le moment. Mais peut-être que plus tard, je vais modifier quelque chose, mais au moment. J'ai pas je veux pas faire des modifications à la structure même dehors. In fond de mar. Ma sto pensando che qua di fare la porta invece di andare avanti e indietro. Mamma, ci faccio una bella porta, faccio. A posto. Spostiamo tutta sta roba, la mettiamo un po' più qua. In fondo al mar, usciamo per di qua. Devo mettere anche un neon qua sotto. Fammelo. E allora oggi cosa abbiamo fatto? Di bello, abbiamo fatto praticamente, ma abbiamo ancora modificato la struttura. Ero partito con l'intento di fare altro, invece adesso alla fine abbiamo apportato ulteriori modifiche alla struttura. So I was thinking to do something of different, but I always, this is another time that I made another change to the structure here. Allora qua la luce la devo mettere pure, la punta luce pure qua. Mettere questa. Ok, qua ci abbiamo fatto pure un ingresso. Allora qua, oh, che ho fatto?
in fondo al mare. Mi sono scordato uno qua. Ok, andiamo a dormire, poi vediamo un po'. No, c'è miseria. E che ho fatto qua? Vabbè, sistemiamo questo e io mi ci accucco. Andiamo a dormire. Poi devo finire di sistemare il balcone qua fuori. Allora, vediamo un po'. Lei con quegli occhi mi spoglia. Spogliatoio! Quella carissimo Maurizio Maxen, buon pomeriggio, super mega, super mega ministro della Repubblica del Dab. Ho fatto una bella modifica qua a tutta la struttura. Ero partito con l'intenzione di fare una cosa piccolina, ma poi alla fine ho apportato una grandissima modifica a questo, a questa struttura. Ora te la faccio vedere dall'esterno un attimo solo, che finisco di sistemare qua. Allora, in questo spazio qui, ora ti faccio vedere, ho fatto pure un bel balcone ampio qua. Allora, siccome c'è il problema che qua quando piove a dirotto è un problema a scaricare, allora ho aumentato lo spazio della struttura. Praticamente la struttura vecchia arrivava fino qui. E qua poi c'aveva un pezzo di balconcino. E praticamente qua a fianco gli ho fatto una specie di punto di scarico, dove praticamente si arriva con il camion nella parte più alta qua. E scarichi in tutta libertà. Ah, insomma, un hotel. Bene, allora stamattina ho iniziato a giocarci. Ho iniziato un po' a capire il diciamo così, il come è strutturato. Ho iniziato un po' a rodare prima di portarlo in live. E attualmente posso dire che ci sono tante cose particolari. Non mi ha particolarmente stupito, però ci sono stati dei miglioramenti. Poi lo dirò sabato pomeriggio le impressioni, perché alla fine è buona. Infatti ho preso anche la season pass ad un prezzo ottimo, e quindi bello, fatto bene. Allora, mo ti faccio vedere più da vicino la struttura vecchia. Ti faccio vedere un pochettino fin dove c'era la struttura vecchia. Allora, poi magari eventualmente puoi dare un'occhiatina ai video. Allora, la struttura quella vecchia finiva qui. Il balcone era così e finiva qui, quindi era 1, 2, 3, 4, 5 e 6,
ed era chiuso qua. Poi ho implementato la letta di qua perché così, diciamo che non dico per sfizio, ma perché volevo dare un po' di linearità. Infatti, sia questa letta qua che l'esterna lì sono state aggiunte successivamente. Poi, qualche minuto fa, praticamente ho rimodificato il balcone. Sto balcone faceva così e si chiudeva qua. Ho allargato sta struttura. Qui sotto c'è il camion e ho creato questo volume. Molto probabilmente però qui metterò una scala qua all'interno per fare tipo un soppalco. Al momento però non ne vedo la necessità. Quindi ho creato quest'area qua sopra per non avere un'area vuota. Non so se presente un burrone. All'inizio era così. Poi dopo ho detto fammi vedere se posso ottimizzarlo. E quindi io ho creato la sporgenza qua, quindi tutta sta parte qua è tutta nuova. Poi ho fatto il tetto spiovente con un balconcino che da qui vedi praticamente tutto. Ci manca solo una treccia e poi si fa tipo Romeo e Giulietta. E quindi questa è la modifica che ho portato oggi. In realtà oggi avrei dovuto fare altro. Però poi, non so per quale motivo, mi è venuto st'idea strana di creare questa struttura. E quindi tutto quello che vedi qua, come ho messo qua? Neon. Ah, adesso i portelloni. E quindi tutto quello che vedi qua, tutta sta fila è tutta nuova praticamente. Questi due blocchi ad andare all'indietro. Poi ovviamente ho messo la porta qua. Prima qua era tutto chiuso, invece adesso ho messo una porta perché era scomodo fare il giro di qua ogni volta e andare a prendere il materiale oppure farlo tramite l'entrata posteriore qua, e lì diciamo che è molto più vicino, oltre ad aver creato anche, diciamo così, un'ipotetica porta d'emergenza. È tutto simulato qua. Ah, qua devo mettere i neon all'assunto però, questo non me lo potevo scordare. Ecco qua. Allora, se la metto così, sì. Poi ne metto un'altra qua. Un'altra qua. Ok, to. E oggi mi sono divertito a fare, ho anticipato di qualche giorno, House Flipper. Già va decisamente meglio. Un neon qua sotto lo mettiamo perché tanto qua non deve arrivare nessun mezzo alto, quindi la parte dedicata ai mezzi più alti l'abbiamo messa là. Non male. Ho venduto qualcosina, io qua devo produrre ancora il formaggio. Oh, e qua ci stanno un sacco di cose. Oh, cacchio. A proposito. No, dimmi che non è successo. Ah, meno male. Meno male. Oh, sono cresciuti.
Iniziamo a caricare qua. Ecco qua, e ho. E due. Questo sta qua vicino, vado, guarda un po'. Andiamo a caricare qua, non sia mai mi schioppano pure sti maialozzi qua. Son dolori. Il nostro roccuccio qua che si dà da fare. Meno male che ho messo tutto qua vicino, almeno così mi evito ogni volta di dover andare a spendere tutto il tempo. E questa è la visuale della nuova struttura qua. Ho creato una specie di castello qua. Ho portato un sacco di modifiche a sta struttura. Ci vuole la torre dall'altra parte, no? Allora. Alla faccia del bicarbonato di sodio. Eh sì, allora approfittiamo. Iniziamo a produrre un po' di formaggio così liberiamo anche. Le nostre cose qui. A proposito, qua devo ancora sistemare questa struttura qua. Giusto. Ok. Ah, ma qua solo il legno ci vuole. Aspido. Tu hai capito niente? Mi ero completamente scordato di aver lasciato in sospeso sti mobiletti qua. Che in realtà ho ultimato soltanto la struttura sopra, dove si lavora la carne, come dice il mitico Ferbus. Ecco qua, almeno così c'è più spazio, più spazi. Allora, mettiamo tutta muffa blu qua, poi mi sa che mi devo creare. Ecco che cosa posso fare là, il deposito dei formaggi sopra la struttura del camion. Wow, grande. Grande Maurizio Max. Non so perché, ma quando ci stai tu in live mi si accende sempre sta lampadina qua. Sei come il genio della lampada. È un genio della lampada. Ecco qua. Allora, questo appoggiamo qua. Queste sono uova, non condite. Allora, questa è muffa blu, ok. Sembrano i motori di un turbojet, sta bene. Ora pronomis. Brigitte Bardot. Bardot. Brigitte Bardot. Bardot. Brigitte Bardot. Mettetela con questo litanio! Mi dai nervi! Uela Fernbus, buon pomeriggio. Grazie per la litania qua. Bentornati in live, carissimo.
proprio di te. Ho accennato prima, nella lingua toscana. Oh, ma questo... Fembus 08 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie, voglio. Grazie mille. Grazie per l'hosting. E anche per i bitterozzi. Allora, questo iniziamo a mettere qua. Un po' Fembus, ti faccio vedere la grande modifica che ha fatto qua. Grande Maurizio. Grazie. Fembus, cosa porti di bello stasera? Dici, dici? Approfite. Ti riposi allora poi dopo per... ultima live della settimana, vabbè. Ti riposi un pochettino. Ah. No, ma non... ma non ti conviene farlo, tu sei così bravo. Vuoi dire, poi... noi ci divertiamo. Io mi diverto quando vengo nel tuo canale. Faccio una bella pancia di risate. La panza risata, come si dice a Napoli. Più che chiudere il canale, magari prenditi un periodo dove ti rinfreschi le idee, magari trovi qualche altra cosa da fare, da integrare nelle tue live. Secondo me dovresti provare a fare così. Anche perché è un peccato, perché tu sei bravo, voglio dire, a fare live. Può capitare che Fembus quasi nessuno si collega, ma è normale, devi considerare pure il giorno della settimana, il periodo, queste cose qua. Per cui credo sia abbastanza normale da un punto di vista che rispetto a fine settimana fai un numero di spettatori più basso. Ma ciò non significa che uno deve mollare la presa. E altrimenti allora io che faccio? Anche io non è che faccio chissà quanti spettatori o quante visualizzazioni, che dovrei fare più? Dovrei chiudere il canale. E invece no, diciamo che il mio consiglio è quello di anche fermarti tipo 3-4 giorni e cerchi di trovare un'idea che ti permetta di poter ritornare a divertirti prima di tutto, a fare le live e poi... essendo più ispirato poi riuscirai anche a comunicare meglio, diciamo così. Ah, Farming 22, io poi l'ho preso il 22 e ne stavo parlando con Maurizio prima. Sabato pomeriggio farò la prima live e stavo studiando per bene. Ah, 19. Pure io mi sto divertendo col 19 e ti dicevo che lo sto studiando un po' benino per cercare di fare una live prima come presentazione e poi dopo per fare il gameplay, quindi per far vedere un pochettino le novità.
Ce ne sono un bel po', eh. Ho provato la mappa francese, quella che dicevano che non era chissà granché. In realtà mi è piaciuta. Fatta bene. Forse è un po' difficoltosa perché hai i terreni, non tutti i terreni pianeggianti. A disposizione, Fernbus, figurati, ci mancherebbe. Oppala. Allora, credo di averle munte tutte. Allora, mo, vediamo. Allora, qua su. 21 e qua. Ne manca uno. 7x4, 28 fa. Ops, io. La bianchina me la ricordo. Ops. Oh, e com'è che mi trovo? Col latte in meno. 2, 3, 4. Allora l'ho scaricato in qualche altra cisterna. 21 più. Oh, ok. Ah, ok, allora tutto a posto. Ok, qua mi pare che stanno 4. Qua mi sa che andiamo a costruire un altro. Ho un altro paio qua. O altrimenti le mucche mi schioppano. Mettiamo un paio di abbeveratoi. Allora, 16, qua ce ne vogliono un bel po'. Oggi ci dedichiamo, praticamente ci siamo dedicati alla costruzione. Speso più soldi oggi che in legno che in tutta la serie, però almeno ho costruito sta specie di struttura qua. La faccio vedere. Allora, qua è la rampa dove si può scaricare al coperto il camion. Qua è uno scarico secondario per eventualmente parcheggiare anche i mezzi. Poi, cos'altro ho fatto? Allora, qui ho ultimato la costruzione degli armadietti giù, e allora poi ho ampliato il balcone qua. Quindi rispetto alla struttura vecchia, tutto questo qui è tutto nuovo. Qua è l'area dove si scarica. Ho ampliato il balcone. Perché le galline non ti fanno le uova? Strano. Ma hai provato a... Tu hai messo il granaio vicino oppure utilizzi il mangime? Devi vedere se cambiando la posizione poi ti riescono a produrre. Tutta sta struttura qua, tutta sta parte qua è nuova. Questo è il famoso balcone dal quale si vede tutto il panorama. E poi qua sotto, per non lasciare un'area vuota, vuota si intende sti tre piani, anzi qua saranno 4 o 5, ho deciso di creare sta struttura. Però vediamo un attimo se questo palco si può fare qua. Recuperiamo un altro punto. No, così ampiano. Vediamo con questi pezzettini qua. Così non va. Così.
No, non ne vale la pena. E questa è l'area che poi molto probabilmente adibirò al deposito dei formaggi. Qua devo un po' la prossima volta, poi mi continuo sta cosa. Uscita d'emergenza qua. E insomma ho fatto una bella struttura, bella si va per dire. Diciamo che. Ui, bananone carissimo! Come stai? Bentornato. Torna, sta casa aspetta a te. E allora approfittiamo per. questo è quanto. Allora, io direi che la live, il nostro appuntamento con Ranch Simulator termina qui. Il nostro appuntamento è per mercoledì prossimo, sempre alle ore 15. Io ringrazio tutti quanti voi che in questo momento mi state facendo compagnia in live qui su Twitch e approfitto per salutare e ringraziare tutti quanti voi che in questo momento mi state guardando in replica su Twitch e anche ovviamente sul canale YouTube. Questo video sarà disponibile su YouTube venerdì. Se siete interessati ad acquistare questo gioco o altri giochi scontati fino al 70%, nella descrizione dei video troverete diversi link che sono appunto il link per acquistare i giochi scontati e poi ovviamente troverete anche i link dei miei canali social che sono YouTube, Facebook, Instagram e naturalmente Twitch. Alla grande bananone, scusami se ti ho risposto solo ora, ma sto per concludere la live. E quindi per voi che state guardando questo video in replica su Twitch, non lasciate il canale perché continua la programmazione del canale. E allora io come sempre vi ringrazio. Adesso faccio il mio solito giro di interlingue e infine poi vi saluterò nella oramai consueta maniera in lingua partenopea con il saluto ben augurante. So, I want to say thank you so much for watching this live streaming. Thank you so much if you are watching this video on rerun. Our rendezvous is for next week with the Ranch Simulator. If you are interested to buy this game or other games with a low price, up less 70%, you will find a few links in description of the videos here on Twitch and as well on YouTube, so you will find the link where you can buy the games multi-platform at a lower price, up less 70%, minus 70%, and you will find my social media channels that are YouTube, Facebook, Instagram, and Twitch as well. If you are watching this video or rerun here on Twitch, please don't leave the channel. You will watch the next video of the programmation, the continuation of the programmation of the channel. So thank you so much. Thank you again. And now I'll talk to my French friends. I will talk in Neapolitan, and I will always wish you all the best in the Neapolitan language. And so, if you can find this video on YouTube on Friday, thank you so much again. Et alors, merci pour votre compagnie. Notre rendez-vous avec Ranch Simulator, c'est pour la semaine prochaine, mercredi à la même heure à 15h.
Donc, notre rendez-vous c'est pour la semaine prochaine. Puis, si vous êtes intéressé à acheter ce jeu ou autre jeu à prix réduit jusqu'à moins 70%, vous allez trouver dans la description des vidéos, soit ici sur Twitch que sur dans mon canal YouTube, 5 liens qui sont le lien pour acheter le jeu, les jeux multiplateformes à prix réduit jusqu'à moins 70%, puis le lien pour visiter mes canaux YouTube, mes canaux social media, pardonnez-moi, que sont YouTube, Facebook, Instagram et naturellement Twitch. Si vous êtes en train de regarder ce vidéo en réplique, s'il vous plaît, ne quittez pas le canal à suivre. La programmation du canal va continuer. Vous pouvez regarder cette vidéo vendredi sur mon canal YouTube. Et alors, merci beaucoup. Ne quittez pas la vidéo. Merci à vous pour l'accompagner en direct. Merci beaucoup à vous pour m'avoir fait de la très bonne compagnie dans cette réplique. Vous que vous avez regardé cette vidéo réplique. Et alors maintenant, je vais parler en napolitain et puis je vais vous souhaiter des bonnes choses. Et alors, voyons. Pour l'appuntamento con Range Simulator e questo mercoledì questa settimana fornisce l'appuntamento è per giovedì prossimo sempre dalle 3 in poi. Se siete interessati a accattare questo gioco a gioco scontato fino a 70%, da descrizione del video sia che in coppa Twitch che in coppa YouTube trovate 5 link che su non ci fatto orare ma io i link hanno potuto acquistare catta i luoghi scontati fino a 70% di sconto, quindi sparate niente una cosa di sorta. E poi i canali social miei che sono YouTube, Facebook, Instagram e ovviamente pure Twitch. Poi nella descrizione dei video girate già che trovate i link. Trovate i link per la Katta Yoga multipiattaforma, scontate fino a 70% i canali social media. Quindi l'appuntamento è per mercoledì prossimo, sempre a solito ore 3 pomeriggio. E grazie a voi che state guardando questo video in replica, non veniate perché è andato poco, appena fornisce questo video continua la programmazione del canale. E quindi grazie a sé a tutto quanto. Thank you so much everyone. Merci beaucoup à tous. Grazie mille a tutti e state buona. Ciao a tutti.